Siamo con Michele Gerardi, poco prima dell'amichevole contro lo Stoccarda, insomma, ultime amichevoli per il Parma Clima, e ti chiedo appunto a questo proposito come vedi la stagione del Parma, questo inizio e come andrà secondo te? Guarda, finalmente oggi è una bella giornata dopo un po' di giornate di freddo, però questa settimana siamo riusciti ad allenarci con costanza, quindi i ragazzi vedo che sono carichi e siamo pronti per la nuova stagione. Purtroppo mancano ancora gli stranieri sul monte di lancio, però insomma, speriamo di arrivare già pronti per la prossima settimana. Insomma. Quest'anno sei passato da suggeritore di prima a suggeritore di terza. Sì. Anzitutto ti chiedo le tue impressioni su questo nuovo ruolo. No, sono molto contento perché ho sempre fatto suggeritore di prima e insomma, mi sarebbe sempre piaciuto fare anche suggeritore di terza, quindi quando Guido mi ha assegnato questo compito io l'ho accettato molto volentieri. So che è ben più difficile che suggeritore di prima, però insomma io spero di essere all'altezza. Ecco, a proposito, insomma, hai detto che è ben più difficile. Ci spieghi un po' anche a noi, o anche ai tanti che magari guardano questo video e non sono così esperti, così Sì. dentro al gioco, quali sono le differenze reali tra questi due ruoli? Diciamo che entrambi i ruoli di suggeritore cioè comunque sono importanti perché sia il suggeritore di prima deve comunque tenere attento i corridori in base, così il suggeritore di terza oltretutto, oltre ad avere il compito eventualmente di far andare a punto e scegliere appunto le decisioni di far andare a punto i corridori, anche il compito di dare i segnali che ti vengono dati dal manager. Rimarremo comunque aggressivi sul gioco. Beh, dipende dalle situazioni, però sì, insomma, a Tendenzialmente me sì. fondamentalmente piace un gioco ben aggressivo sulle basi. Abbiamo due o tre elementi che, appunto, dei line-up che sono veloci, quindi spero di poter mettere in pratica. Tornando per un attimo alla stagione passata, Sì. insomma, tra i tanti successi del Parma Clima è stato anche quello di avere te nel coaching staff della nazionale per l'Europeo del 2021 che si è giocato in Piemonte. Sì. Insomma, se vuoi raccontarci qualcosa di questa tua Ma esperienza. guarda, per me è stato un sogno, nel senso che oltretutto era inaspettato, nel senso che mi hanno chiamato un po' all'ultimo momento, io non me l'aspettavo sinceramente, e ripeto, per me è stato come coronare un sogno. È stata una bellissima esperienza, tra l'altro durata quasi un mesetto tra ritiro poi ed europeo, e quindi ho fatto un'esperienza per me del tutto nuova, bellissima, purtroppo con un po' di amaro in bocca, visto che secondo me era la nostra portata perlomeno la finale, e purtroppo quella partita disgraziata con Israele Sì. non ci ha permesso di entrare in finale. Poi dopo parzialmente dopo ci siamo rimessi in piedi con la vittoria sulla Spagna, insomma, però un po' di amaro in bocca c'è, nonostante sia stata una bellissima esperienza, secondo me era un gruppo veramente molto bello. Ti lascio andare, ti chiedo Non c'è un'ultima problema. cosa, un saluto ai nostri tifosi. Sì, saluto a tutti i nostri tifosi, spero che siate tanti, soprattutto per l'inizio della stagione, durante e soprattutto io mi auguro, toccando ferro, di arrivare nelle finali, di avere lo stadio pieno. Grazie mille.